Stefano Orfei è figlio d'arte. Ha cominciato a calcare le piste del circo già all'età di 10 anni. Rumen, potete mollare Benny, ma dovete tenerla che non si mangia la coda, eh? Sto io vicino a lei finché arriva tu, Stefano. Sto io vicino qua finché arriva lei. No, tu dovete salire sempre con lei. Sì, quello sì, è il problema. Sì. Oggi è considerato uno dei più grandi domatori al mondo di tigri e leoni. Alcuni anni fa ha subito un grave incidente. Per fortuna il padre, anche lui addestratore di tigri, era a bordo della gabbia e lo ha salvato appena in tempo. Gli incidenti in un circo non sono all'ordine del giorno, ma possono accadere. Alcuni mesi fa, una lite fra leoni e tigri ha ferito alla coda una di queste ultime. Oggi, dopo 3 mesi, Benny, una tigre di 4 anni, rientra in gabbia per la prima volta. Stefano prova a reinserirla gradualmente nello spettacolo. Perché è successo che lei si è ferita la coda, l'hanno operata. Dopo 7 giorni che era operata, che la controllano tutti i giorni, no? Questo si è addormentato e la tigre cosa ha fatto? Si è leccata. Quindi si è tolta i punti, si è fatta un buco così nella coda dove non gli ricresceva più la carne, quindi si piegava e non si chiudeva più. Quindi da un discorso che era 2 settimane era finito, siamo a 3 mesi. Diciamo che lei è quella più aggressiva qua dentro, no? Ma è sempre stata così. Benia. La tigre Benny oggi è molto nervosa, non mangia e sembra aggressiva. Please! 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 Stefano deve essere più attento del solito e soprattutto deve continuare ad affermare il proprio ruolo di capobranco. Il giorno che dovesse, anche solo per un attimo, perderlo, potrebbe subire un'aggressione. Lei da lì, se vuole, parte, arriva qui, qui, ma arriva qui. Da ferma, capito? Quindi è questo il problema. Lei non capisce niente adesso. Quindi ti viene addosso, così. Che lei lo fa perché è nervosa, poi non l'avrebbe mai fatto prima, ma adesso sì. Good girl! Ok, molla le altre due adesso. Brava! Benny! Brava, Benny! Luna! Luna e io! Brava, Benny! Solo loro, basta! Brava, Benny! Good girl, Benny! Hey! Brava! Brava! Down! Bri! Luna, Luna si dà, Bri, Bri si dà. Bri si... Faccio finta di essere abituata, ma sono terrorizzata. Benny, 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 Bri, Luna. Ogni ruggito, ogni zampata, ogni... sono terrorizzata. Che per loro è normale, ma non è normale. Non è normale. Andiamo a provare i cavalli, che è faticoso, non sembra, ma è faticoso. Dobbiamo fare un esercizio che ancora non ho fatto, ho provato qualche volta, ma mi riesce e non mi riesce a seconda delle giornate. Vediamo un po' che succede oggi. Brigitta Boccoli è un'attrice di teatro, televisione e cinema. 7 anni fa ha incontrato, durante uno spettacolo televisivo, Stefano Orfei. I due si sono innamorati e, come in una moderna favola d'amore, Brigitta ha trasformato la sua vita, è andata a vivere con lui, diventando essa stessa una star del circo. Beh, la storia del circo è iniziata, diciamo, è stata una scelta d'amore, perché io mi sono trovata solo ed esclusivamente perché mi sono innamorata di Stefano, quindi è stato un incontro d'amore, perché io non ho mai avuto rapporto con gli animali, ma non ero neanche mai stata al circo, quindi è stato tutto nuovo. E mi sono innamorata di quest'uomo che faceva questo mestiere così strano, così particolare, e ho sposato non solo lui, ma ho sposato la causa. Oggi, infatti, Brigitta lavora con cavalli ed elefanti e ha portato il suo mestiere di attrice dentro la tradizione del circo. Quando giri, guarda. O facciamo, guarda, tutto un giro, che io l'ho sempre detto, è molto bello. Allora facciamo di questo, guarda. Gira, facciamo come normale. Vai. Come normale. Vado, gira. Vai, gira.
gira. In realtà io non sono mai stata a contatto con gli animali in generale, non ho neanche mai avuto il cane, quindi per me gli animali sono una cosa totalmente sconosciuta. Quindi oltre al problema tecnico proprio di sapere cosa devo fare tecnicamente, perché c'è una scuola precisa, ho dovuto imparare a conoscere l'animale. Allora fammelo fare un attimo da sola, scusami. Vado? Devo dire che ci ho messo un po', però adesso lo capisco, infatti mi rendo conto se quando sto sopra sei nervoso, se ha voglia di smettere o di continuare, se è predisposto quel giorno, giustamente anche loro hanno le loro predisposizioni giornaliere. Insomma è veramente un mondo strano, difficile da raccontare, difficile da spiegare. Se non ci vivi dentro, se non lo vivi quotidianamente, se non ne scopri tutti i lati positivi e negativi, insomma, è molto, molto difficile, ma molto affascinante.